sono di cosa del braccio. Squadra. Azzitto! Azzitto! È arrivato quello che... L'obiettivo è sempre più grosso. Bacio! Vai insieme a loro, vai e faccio la foto. Thank you.
quello piccolo. Mi rilascio. I capi fila e i chiudi fila assumono le loro posizioni, per favore. Grazie.
volto greco e la vittoria ti sorride già. Ma se ti tocca la mitraglia dalla battaglia ce ritornerai lassù. Ma se ti tocca la mitraglia dalla battaglia ce ritornerai lassù. Gira. State fermi.
bocca al lupo, ragazzi, è una festa, eh. Quanti neri soltanto per poi non vedo perché i giocatori li rapiranno. Adesso rilassate, se no non ci arrivate. Va bene, va bene. Va bene tutto. Questi sono troppo alti. Sede storica dove per quasi 100 anni sono stati formati sottufficiali dei carabinieri. L'11 aprile 2016
l'arma presa in consegna alla caserma Felice Maritano, dove dal 5 settembre 2016 hanno avuto inizio le attività didattico-addestrative dei tre corsi triennali per i marescialli dei carabinieri. Nel corso dell'odierna cerimonia, gli allievi carabinieri e allievi marescialli del 13° corso triennale, intitolato la medaglia d'oro al valor militare della cerimonia, maresciallo maggiore Felice Maritano, riceveranno nella mano presso il giusto diritto distintivo dell'appartenenza all'arma del carabinieri, in primo campo per il principale carabinieri, e verranno chiamati a prestare il trattamento dedicato alla musica. La cerimonia ha inizio con l'ingresso in piazza d'armi della fanfara del... Thank you.
per brillante e rischiosa operazione di polizia giudiziaria, chiamato su sua reiterata richiesta a far parte di un nucleo speciale di polizia giudiziaria per la lotta contro il terrorismo, si distingueva per intelligente capacità professionale e per coraggiosa dedizione al dovere in una serie di azioni che conducevano tra l'altro a disarticolare un'organizzazione eversiva da tempo costituitasi per colpire e sovvertire le istituzioni dello Stato ed a catturarne taluni pericolosi esponenti. Da ultimo, offertosi volontario per capeggiare il rischioso appiattamento notturno presso una base operativa della banda armata, riusciva ad intercettare uno dei banditi che affrontava con determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, anteponendo la propria persona a quella dei dipendenti. Benché colpito gravemente al petto dal fuoco del malvivente, persisteva nella sua decisa reazione, sino a ferire l'aggressore e, ormai morente, ad incitare i suoi uomini a catturarlo. Decedeva poco dopo, immolando in difesa della legge la sua esistenza e lasciando ai posteri un fulgido esempio di virtù militari e di esaltante dedizione al dovere. Piemonte, Emilia, Lombardia e Robbiano di Mediglia, Milano, 27 maggio, 15 ottobre 1974. Regimento presenta onori ai caduti. Aver pronunciato le parole del giuramento e
nell'aver indossato gli alamari rappresentano i due volti del momento più alto di tutta la vostra vita professionale. Nessun momento successivo che sia la conquista degli arruinati gradi al termine di questo lungo percorso formativo e di tutti quelli che sicuramente conquisterete nel corso della vostra carriera, ma anche nei momenti in cui si concretizza l'assunzione di incarichi prestigiosi, potranno mai guagliare l'emozione di entrare a far parte a pieno titolo della nostra secolare istituzione, acquisendo la piena consapevolezza del ruolo e del significato della scelta che tutti voi, allievi del 13° corso Felice Maritano, avete fatto. Il significato del giuramento e il significato della posizione della mano che è stato già richiamato in precedenza. Però mi vorrei soffermare un po' di più sui contenuti. Cosa vuol dire giurare e cosa vuol dire indossare la mano? Il primo giuramento, cioè la promessa di servire con disciplina e onore della nostra nazione, la nostra nazione, non è infatti un semplice adempimento previsto dalla nostra legge fondamentale, la Costituzione, una norma da rispettare comunque, peraltro comunque comune a chiunque sia chiamato ad esercitare una pubblica funzione. Per un carabiniere è qualcosa di ancora più significativo, è la più minima delle promesse, vuol dire essere pronti a sacrificare qualcosa di importante per noi per servire la nostra comunità. Costituisce cioè il solenne impegno a vivere diversamente la nostra quotidianità, osservando limiti e regole non richieste ai comuni cittadini, in nome di un bene superiore costituito dalla sicurezza e dalla tranquillità del nostro prossimo. Il secondo, la posizione di Alamari, a sua volta, costituisce una vera e propria Pasqua laica, nel significato letterale del termine di passare oltre, andare oltre quello che siete stati finora. Donne e uomini nuovi, ora chiamati a diventare protagonisti della vostra nuova vita, come siete i protagonisti della cerimonia odierna. Questi alamari che ora osserviamo rispendere sulle vostre uniforme da oggi rappresentano la cifra distintiva e indelebile, idealmente cucita o, come oggi forse più modernamente si direbbe, tatuata sulla vostra pelle e che vi porta in un'altra dimensione personale. Da oggi il cittadino non verrà più un uomo o una donna come gli altri, ma riconoscerà l'autorità dello Stato, indipendentemente da ogni considerazione anagrafica o caratteristica personale. Ma questo non basta. Da oggi gli amari faranno sì che anche voi vi sentirete donne e uomini diversi, nuovi, consci del nuovo ruolo al quale dovrete coerentemente conformare tutti i vostri comportamenti, pubblici e privati. Perché non esiste un carabiniere privato e un carabiniere pubblico, esiste solo un carabiniere. È un cambiamento radicale che trova oggi un suo momento catartico e al quale vi siete preparati durante tutto questo primo periodo di formazione, intenso e impegnativo, come quelli che vi attendono nel proseguo del vostro cammino addestrativo e al termine dei quali sarete pronti ad affrontare con efficacia e efficienza i vostri nuovi compiti. Desidero ora soffermarmi sugli altri protagonisti di questa cerimonia, rivolgendomi a voi, cari genitori, come è stato fatto in precedenza, a quelli anche tutte le altre persone che sono qui con voi per ammirare con orgoglio e soddisfazione i nostri ragazzi in questo giorno di festa. Sì, perché voi, cari genitori,
siete gli altri protagonisti di questa giornata. E ciò per due motivi, a quali probabilmente non avevate neanche pensato nel mettermi in viaggio per raggiungere la splendida città di Firenze, casa madre e culla storica di generazioni della gloriosa e innamorabile figura che è il maresciallo dei Carabinieri. Il primo, già ben espresso dal comandante nel suo intervento, e che ringrazio naturalmente unicamente a tutto il quadro permanente per il lavoro fin qui svolto e per quello che svolgerete in futuro. Il primo dico perché meritate il più affettuoso dei ringraziamenti per aver accompagnato fin qui quanto di più caro mi è per il genitore, avendo evidentemente trasmesso a ciascuno dei nostri ragazzi i più alti valori di altruismo e impegno verso il bene comune, che mi hanno guidato nella scelta di vestire la nostra uniforme, cioè l'essere carabinieri. Il secondo è perché oggi siete chiamati a un altro importante ed ennesimo atto di amore nei loro confronti, forse il più forte compiuto fino ad ora. Oggi infatti è il momento a... Mi chiedevo, ce la farò? Sarò all'altezza? Avrò abbastanza coraggio? Il coraggio non sai di averlo, lo tiri fuori quando serve. Posso dirvi, e lo dico per esperienza, che quando vi ritroverete in difficoltà saprete fare la scelta giusta. Metterete in pratica quello che questa scuola vi avrà insegnato e farete il possibile per difendere i vostri colleghi e il vostro paese. Non dimenticate mai che l'impegno che oggi assumete con voi stessi e con l'Italia intera, onoratelo sempre, anche quando questo vi chiederà grandi sacrifici. Quello che vi attende non è un compito facile, anzi, molti saranno i rischi e le difficoltà e le tentazioni che incontrerete. Le responsabilità saranno pesanti, ma sono certo che non vi mancherà il coraggio per essere nei secoli fedeli. E le soddisfazioni, vi assicuro, non mancheranno. Sul solco tracciato dai valorosi carabinieri che vi hanno preceduto, donne e uomini che hanno sacrificato quanto di più caro e prezioso avevano per tener fede alla parola data, a loro tutti e alle loro famiglie va il mio pensiero. E anche grazie a donne e uomini come loro, come voi, se ogni giorno possiamo sperare in un presente e in un futuro migliore per noi e per i nostri figli. Allievi marescialli, terminato questo periodo formativo, vi ritroverete a operare fianco a fianco con i vostri colleghi e superiori. Sono loro la più importante delle risorse a vostra disposizione. Non deludeteli mai. Le donne e gli uomini dell'Arma servono il Paese con coraggio, lealtà e dignità, qualità che contraddistinguono tutti i militari italiani. E voi, allievi del 13° corso, con la cerimonia di oggi entrate a far parte di questa grande famiglia. L'Arma sarà sempre attenta alle vostre esigenze di uomini e di donne. Voi sarete come acrobati, sì, ma sempre con una rete di protezione sotto di voi. La rete è la nostra grande famiglia. A voi il compito di continuare a mantenere la sua grandezza. I carabinieri sono un motivo di orgoglio per la nazione. Siete fieri. Auguri e in bocca al lupo, allievi marescialli del 13° corso maritano. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva le Forze Armate, viva l'Italia. Generale Giuseppe Lagarda, mio diretto superiore e comandante delle scuole.
Non vi è dubbio che avete saputo orientare questi talenti ad una scelta di vita nobile, avendo anche il merito di averne sostenuto tale scelta. In sintesi, e mi rivolgo sempre a voi, generosissimi genitori, avete con discrezione supportato questo bellissimo presente che abbiamo innanzi agli occhi e che è già rassicurante futuro per il benessere della nazione e della nostra istituzione. Ma adesso un immenso grazie lo rivolgo a voi, carissimi carabinieri e allievi marescialli del 13° corso triennale Felice Maritano, che oggi giurate e riceverete gli ambiti alla mano. Non posso citarvi uno ad uno, per nome di battesimo, cosa che mi piacerebbe tantissimo fare, poiché oggi è proprio la vostra giornata, la prima delle infinite e meravigliose giornate che vi attendono con la nostra gloriosa uniforme. Affermo questo con serenità, poiché la nostra professione, pur presentando talvolta qualche più che superabile criticità, ha la caratteristica di non essere mai monotona, di assicurarci una serenità economica ed una dignità di ruolo e funzione, di permetterci di conoscere luoghi e persone che da insospettabile ignoto diventano vicine e preziose, e soprattutto trasmette l'emozione intensa di vivere la soddisfazione di provvedere a chi ha bisogno ed eventualmente soccorrere. Cercate di restare il più possibile come siete adesso, uniti e orgogliosi, rifuggite dalla sterile ricerca di meriti esclusivi o prevalenti, in favore del credere che comunque il valore collettivo è la somma delle individualità. Cogliete il nostro lavoro come una strada per la felicità. Esaltate le vostre intelligenze ricordando che l'ignoranza è peggio della cattiveria. Ciò che penso di voi lo sapete già, e pertanto termino sottolineando ciò che personalmente mi ha aiutato nel mio percorso. Orientiamoci a comportamenti onesti, coraggiosi e prudenti. Coraggio e prudenza sono parti uguali della flessibilità che costringe alla ragionevolezza. Per essere buoni carabinieri dell'arma non occorre molto di più. Per chi crede, la nostra padrona Benito Fidelis ci è e sarà sempre vicina, facendoci scorgere la luce e sentirne il cuore anche nei momenti di malinconia. Buona fortuna e auguri a tutti. Thank you.
signori. Rivolgo un cordiale saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose intervenute. E a voi, familiari degli allievi marescialli del 13° corso, con la vostra affettuosa partecipazione renderete speciale questa giornata. Ringrazio il signor generale Vesta, comandante della scuola, che mi ha voluto concedere il privilegio di potervi dedicare questo pensiero. Oggi mi rivolgo a voi, allievi del 13° corso. Tra pochi istanti vi condurrò a prestare giuramento. Assumete un impegno solenne di fedeltà, pertanto indissolubile. Giurando, scegliete di donare e servire il prossimo, nell'accezione più nobile del termine, di difendere la legalità e proteggere i valori fondamentali della nostra patria, quali libertà, giustizia e democrazia. In una società dove l'azione di promettere, di giurare un impegno, qualcosa di diverso dal raggiungimento di finalità meramente utilitaristiche e qualcosa di relativo, grazie al ricorso a clausole di facile disimpegno e del nell'ambito ci sta stretto, questo voto non ammette alcuna riserva mentale, pertanto assumetelo con consapevolezza e matura convinzione. Il cervello di Alamanni, simbolo della nostra appartenenza all'Arma dei Carabinieri, riunita a questa legione che da 210 anni veglia i giorni di notte sull'Italia, quale pietra solida delle istituzioni, nel cuore della gente, che con la sua fiducia e il suo affetto alimenta il nostro impegno. Perché si sa che anche se dovesse crollare tutto, saremo qui immancabilmente per proteggervi e sorreggervi. Ora, mentre ascolteremo la formula del giuramento, occhi fissi alla bandiera, chiamiamo come testimoni i carabinieri di ogni grado, che ieri come oggi non si sono arresi, come felice Maritano, salvo da questo i martiri di Fiesole. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Reggimento Atleti per presentare le armi. Reggimento Arte presenta Arte. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi, e di adempiere con disciplina ed onore a tutti i doveri del mio Stato, per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Allievi carabinieri, allievi marescialli del 13° corso Felice Maritano. Lo giurate voi? Lo giuro! Lo giurate voi? Lo giuro! Italia, Italia, se resta dell'erbo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le borgara Chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia se resta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Thank you.
contando esclusivamente sulle proprie forze, ma affiancati da tutti noi carabinieri più anziani. Abbiate fiducia in loro e abbiate fiducia in tutti noi. Ogni loro difficoltà sarà una nostra difficoltà, ogni loro dolore sarà un nostro dolore, ogni loro successo sarà un nostro successo. Questa è la regola che unisce tutti i carabinieri da 210 anni, indistintamente dai gradi e dai ruoli, e che tutti gli istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri si impegnano quotidianamente a perpetuare. Pure a fronte dei tentativi di infrangerla da parte di taluno per meri interessi di parte, se non anche per disdicevole sensibilità personale. Da carabinieri anziano, ma anche e soprattutto da padre, comprendo perfettamente i vostri sentimenti nell'osservare i vostri figli incamminarsi lungo la strada della vita da loro scelta, lontano da voi. Vi dimostriamo il nostro amore consentendo loro una crescita autonoma e consapevole. Le ultime parole per voi, carabinieri del 13° corso per l'Italia. Da oggi siete chiamati a rinnovare quotidianamente i valori più autentici dell'essere carabinieri, nei ricordi di chi vi ha preceduto e ha onorato il proprio giuramento talvolta fino al sacrificio della propria vita. Il vostro corso è intitolato al maestrando maggiore che ci manca, così come la vostra scuola, e ripeto, vostra, perché per voi sarà sempre il luogo della vostra nascita quale carabinieri, che per sempre funzionerà le vostre lacrime durate in silenzio nei momenti di difficoltà, i sorrisi condivisi con i colleghi, quelli più spensierati, le gioie e i traguardi raggiunti. Il maresciallo maggiore Maritano, alla cui storia di sacrifici, di ferite riportate in guerra e in pace, ma anche di azioni vincenti, fondamentali per la tenuta democratica del Paese, è solo apparentemente incredibile. È la testimonianza della quotidianità dell'eroismo del carabiniere. Non si diventa eroi per caso. Solo attraverso il quotidiano esercizio dell'impegno nelle piccole e grandi cose che si diventa pronti, se necessario, a compiere atti come quelli compiuti da Felice Maritano. E le cose vorrei ricordare inoltre, fra tantissimi altri esempi possibili, anche il governante Marco Cosi, medagliato d'oro al valor militare, scomparso solo qualche giorno fa. Un comandante di stazione, per eroe della quotidianità, e ai cui familiari, per il nostro fraterno abbraccio, che estendo anche alle famiglie di tutti gli altri colleghi che ci hanno già lasciato. Sappiate dunque vivere con determinazione e coraggio questo intensissimo periodo di preparazione per il vostro nuovo ruolo, consapevoli che questa è la palestra della vostra vita futura. Sappiate anche cadere, rialzarvi e gioire dei piccoli e grandi traguardi che via via taglierete in questi anni di formazione. Noi carabinieri più anziani, di ogni ordine e grado, vi accogliamo oggi fra le nostre fila, pronti a sostenervi, a consigliarvi e a suonarvi, perché siamo l'Arma dei Carabinieri, l'istituzione di sicurezza più antica e ancora oggi più solida della nostra nazione. Buona fortuna, viva la Scuola Maresciallo dei Brigadieri di Firenze, viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia. Yeah.
Reggimento. Arte! Presenta! Onori al comandante delle scuole dell'Arma dei Carabinieri. Il medagliere dell'Arma dei Carabinieri, il lavaro dell'Istituto del Nastro Azzurro e la bandiera dell'Onama lasciano lo schieramento. Rimetto. Thank you.
Si recupera